Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Questo è un video tutorial su come si usa Anobi. Anobi, prima di cominciare, vi devo dire che è un sito dove vi permette di fare la vostra libreria online. In pratica potete aggiornare tutti i manga, ma non solo, pure i libri che avete nella vostra libreria vera e propria. In poche parole, fate sapere nel web i libri che leggete o che state leggendo. E allora, io ce l'ho qui salvato a Anobi, e però adesso vi faccio vedere come è il sito. Prima di tutto andiamo sul motore di ricerca e scriviamo Anobi con due i, mi raccomando, e facciamo cerca con Google e Anobi il primo con anobi.com. come vedete sono già iscritto, appunto vedete il mio nome di Anobi, appunto Ocraleone, anche se poi lo cambio in semplicemente Pippo. Ma comunque andiamo sulla mia libreria, quella mia, ed ecco, trovate tutti i libri che avete letto o che avete nella vostra libreria. Con nella vostra libreria vera e propria. Questi sono per esempio i manga che ho io nella mia libreria, che è nella mia stanza. Questi sono tutti i manga che ho io. Per aggiungere un manga dovete semplicemente andare sulla mia libreria e poi cliccare qua e digitare un nome, per esempio Harry Potter. Facciamo invio, perché vi ricordo che fa anche libri. Aspettiamo il caricamento. Oh, vediamo risultati 456. Che cosa dobbiamo fare? Andiamo su libri italiani, giustamente. E aspettiamo che carichi. Allora, Harry Potter. Due cartoline, vedete ci sono tantissimi libri di Harry Potter. Vabbè che non sono tutti della Rowling, forse sì, non ve lo so dire, perché io Harry Potter non lo seguo, però questo è per farvi un esempio. Vedete qua ci sono tutti i libri di Harry Potter, Fincello secondo Harry Potter. Insegnante cosa. Libro dei bambini, cosa. Cioè c'è di tutto. Trovate il libro che vi interessa. Infatti per esempio Harry Potter la pietra filosofale. Si clicca oppure si fa direttamente aggiungi per la propria libreria, però c'è un'altra opzione che adesso vi faccio vedere se qui carica. Ok, ha caricato Harry Potter. Qua vediamo se è italiano, se è dell'edizione che cerchiamo, tutto quanto, dettagli, panoramica, che fanno i commenti, le recensioni delle persone, che è qui, i dettagli, ho appena cliccato che non mi carica. Oh, ecco, qua ti fa come si dice, l'editore, vi fa vedere, casomai lo cliccate, e altre versioni, compra. Per aggiungere la libreria si fa qui, aggiungi libreria. Oppure qui, per chi vuole, chi vuole comprare Harry Potter, può semplicemente cliccare la lista dei desideri. Sì, esatto, qui esiste la wishlist pure. E qui troviamo tutti i libri che ci interessano, ma anche manga, come avete visto nella mia libreria. Scusate se va lento, però non ci posso fare niente a connessione a questa. È quella che è, insomma. Vedete qua, abbiamo tantissimi manga. Potete anche scegliere l'ordine, dalla A alla Z, dalla Z alla A e quant'altro, anche fino a quando fate. Come funziona la libreria? Dopo che avete aggiunto due o tre manga, che cosa potete fare? Innanzitutto potete, aspettate alla prima pagina, ecco, innanzitutto possiamo scegliere ad esempio Genkaku Picasso. Ecco, qui lo possiamo cliccare, poi ci mostra questa finestra. Scusate, l'ho aperto per sbaglio, infatti mi ha aperto tutto questo. Ma che cosa si può fare? Si va qui puntandolo senza cliccare finché non compare questa finestrella, e si va su modifica.
aspettiamo. Ecco, questa è la cosa che ci interessa. Innanzitutto qui abbiamo letture in corso. Puoi dire di che lo stai leggendo, da leggere, infatti qui così vi si presenterebbe da leggere. Oppure in lettura, lo state leggendo. Finito, non finito, abbandonato addirittura, da consultazione. Gengoku Picasso 1 l'ho finito. E poi preso da, si può dire negozio. E al negozio appunto vi chiede anche dove, se volete, potete dire anche dove l'avete comprato, dove vi pare. Ci sono tantissimi posti. Oppure da un amico un regalo, oppure un prestito addirittura, da quando a quando. Cioè è molto fornito questa cosa, perché ti aiuta a scegliere quello che l'ha dato addirittura. Eppure è finito, puoi impostare una data e quando l'hai iniziato e quando l'hai finito. Cioè è molto utile a Nobi, perché è un promemoria di quando è cominciato il libro e quando è finito. È davvero molto efficace. Io lo consiglio tantissimo, perché appunto è più che completo, meglio di Otakuland e quant'altro. Dal negozio, negozio online addirittura. Insomma, di tutto e di più. Poi potete scegliere il genere, che genere è, o fate di più, si trovano di tutte cose. E le etichette, vabbè, questi sono i gruppi. Potete rimuovere il libro se avete sbagliato, o nascondere gli altri. E dagli un voto. Bello, bellissimo, così, scadente, quello che vi pare. Poi note e recensioni. Qui potete scrivere la vostra recensione di com'è questo manga o il libro. E vabbè, potete anche scrivere qua anticipazione spoiler, oppure le note private, ad esempio l'edizione non è un granché o quant'altro. Davvero molto utile. Prestito e commercio, qui si può specificare un po' di tutto. E copertine, qui da mandare richiesta. Insomma, è davvero molto utile questa libreria. La cosa bella di questo sito è che potete andare nelle librerie altrui per vedere cosa hanno di libri la gente, e potete vedere anche quello che vi interessa, altre recensioni, un po' come Anime Click, però sono di libri. Comunque, adesso c'è una cosa che vi voglio far notare, ovvero che succederebbe se ci fosse una cosa che non si trova qui. In che senso? Prendiamo per esempio un manga qualsiasi. Non so ora cosa dirvi. Per esempio, ah sì, l'ho visto l'altro giorno questa cosa. Death Note Gold. Per Gold intendo l'edizione normale. L'edizione normale non si trova molto spesso. Infatti questa l'ho aggiunto io, questo qua. Ora voi vi chiederete come si aggiungono i manga. Per aggiungere i manga, aspettate, vi faccio vedere com'è l'immagine qui. Come vedete fa vedere solo Death Note Gold 7. Infatti nel motore di ricerca c'è solo il Deluxe Gold, così tanto. E insomma, tantissime cose. Per aggiungere un nuovo libro alla vostra libreria dovete semplicemente, scusate, vi apro una finestra, andare secondo in questa finestra qui. Anzi, vi pubblico il link sotto questo video, perché così lo raggiungete subito. Questo è un link che ho trovato così a culo. Diciamocela tutta. Nella ricerca avanzata, a proposito, mi sono dimenticato di dire, potete specificare un determinato autore, il codice a barre da 13 cifre che si trova dietro ogni libro, o l'editore. Ma quando non si trova un determinato manga, che cosa si fa? Si va su questo crea informazioni sul libro. In pratica qui possiamo creare l'informazione di un nuovo libro. Ad esempio, andiamo per esempio su Panini. Panini Comics, un manga che abbiamo comprato dalla Panini ad esempio, o che vogliamo comprare dalla Panini,
Mi pare ovvio. Scusate se carica sempre lentamente. E uscita la settimana, facciamo finta che compriamo questa, che abbiamo comprato, anzi no, Planet Manga, uscita la settimana, ecco, andiamo sul manga. Ecco, per esempio, se qualcuno di voi ha comprato Bakuman 1, la ristampa, l'unica cosa che deve fare è seguire questi dati che ci sono qui, ovvero, innanzitutto, un attimo, settiamo questa parte, il codice a barre pure, prima di tutto dobbiamo mettere libri italiani, mi raccomando, poi il titolo, Bakuman 1, o volume 1, sottotitolo può essere, vabbè, il sottotitolo qua, quello che c'era scritto, sogni in realtà. Gli autori, per esempio Takeshi Obata, scusate se scrivo in piccolo, per questo è un esempio, potete dire che cosa fa esattamente, per il tipo di libro manga. Takeshi Obata e Tsugumi Oba, se ho scritto male non lo so. Scegliere il tipo, il formato, brossura, paperback, basta che fate una piccola ricerca su internet per capire che significano tutti questi. Per esempio brossura, editore Planet Manga, numero di pagine, appunto qui entra in gioco questa cosa. E oddio, qua non lo trovo, c'è una cosa, Bakuman libro, Bakuman, e quando con la barra di ricerca dovrebbe essere, aspettate, forse nel primo, ah ecco, infatti qua le pagine 208, tutto quanto. E poi se volete potete incollare questo, la descrizione, anzi no, questi sono i tag, i tag non c'è da niente, scusate. Ah ecco, l'immagine che è essenziale. Come fare per l'immagine? Dovete fare inserisci URL e qui dovete inserire il link dell'immagine. Io vorrei per esempio mettere questo. Allora che facciamo? Facciamo così. Visualizza. Copiamo il link. C Ctrl V. Post. Ecco, dopo aver fatto tutte le caselle desiderate, queste con l'asterisco sono essenziali da fare per forza. Potete anche lasciare perdere queste tipo data d'edizione, edizione numero eccetera, prima edizione, seconda edizione, terza edizione eccetera. Fate conferma e poi il sito vi dirà che tramite l'email dove vi siete registrati, tranquilli che la registrazione è gratis, potete benissimo poi vedere, dopo che quelli di Anobi hanno controllato se le informazioni che avete dato sono corrette, vi mettono il libro online e ve lo cercano. Io per esempio l'altro giorno avevo messo Psychobusters. Questo ovviamente per tutti i libri che non si conoscono particolarmente. Oppure facciamo GP Psychobuster, scusate, ho sbagliato Psycho. Oh, a quanto pare ho visto molto volentieri che mi hanno messo i manga che io avevo chiesto. Vediamo se sono dell'edizione italiana, come avevo postato. Sì, sono edizione italiana e questi sono i libri che io avevo chiesto di postare a quelli di Anobi. Vi faccio vedere come funziona. Basta fare semplicemente aggiungi, non c'è bisogno di aprire ogni 5 secondi la pagina, basta fare aggiungi. 3, 2, il numero 4 e il numero 5. Questi non ce li avevo messi ancora in libreria. Vado sulla mia libreria ed eccoli qui, belli freschi. Potete farli in ordine dal più recente di quelli che avete aggiunto alla vostra libreria.
oppure un personalizza ordine. Potete personalizzare l'ordine del vostro dei vostri manga. È davvero facile, come vedete, facilissimo, non ci vuole niente. Vedete, ad esempio, qua sposto, posso spostare come ci pare piace. Importante, per esempio, io metto ora un attimo, vado a pigliare questi manga che ho appena aggiunto. Li voglio mettere a linea con appunto l'ordine di Psycho Buster. Dal caso che faccio? Un attimo. Va un po' lento perché è una rottura di palle, purtroppo. Ma adesso vedete qua, sto ordinando i manga. Metto un bel poco perché è molto lento per scorrere la barra. Tre, quattro. Vedete quanti manga. Spero che voi ci siate pure, poi sono opi, e che vi mettete libri, che tra l'altro potete anche dire che dovete ancora leggere, è un fattore molto molto facile davvero. Forse anche per la Despota 9, che a quanto ho capito c'ha troppi manga, forse, anche se sarà una rottura di scatole catalogarli tutti. Appunto, consiglio di catalogarli man mano che si hanno i manga, che è più facile da aggiornare. Poi si fa ok, qua ho finito, si fa fatto, guarda la tua libreria, ed ecco qua, bella fatta. Basta fare ordine personalizzato e voilà. Andiamo sull'ultima, vediamo se me l'ha aggiornato come voglio. Sì, me l'ha aggiornato più o meno. Aspettate un attimo, mi sono perso il Psycho Buster. E allora, ah ecco, vedete, bello che ordinato. Insomma, perfetto. Poi ci sono per lingua, potete ordinarli per progresso, per lingua, per editori, per etichetta. Questo è importante, perché così potete trovare subito le vostre collezioni facendo modifica, e vi aggiustate i vostri manga. In pratica fate nuova, crea una nuova etichetta, ad esempio, che possiamo pigliare Black Butler. Cerchiamo Black Butler, cioè lo creiamo. Appena creato Black Butler, cominciamo ad aggiungere i volumetti e facciamo salva. Mi raccomando, create un'etichetta ogni volta, perché è molto utile per aiutarvi nel creare queste etichette. E quindi quando andate alla mia libreria, queste che fate qui, tutti su etichetta, e cliccate, vi fa puntare per esempio solo quelli di Bakuman, adesso me li visualizza. E infatti la libreria qua ha tanti moduli su come farsi visualizzare, tantissimi modi per farsi vedere. Questo forse è più antipatico, appunto preferisco quello in legno, che è molto più da libreria. Infatti vedete qua tutti i volumetti. Un'ultima cosa, potete cercare le librerie degli altri. Questo ancora non lo so fare, però diciamo che è utile certe volte. Preferenze, ecco, ultimissimissimissima cosa. Qui potete scegliere il nome del vostro sito. Ad esempio, non mi ricordo ora dove era. Non mi ricordo, scusate a tutti quanti. Ma comunque, questo in generale, ho detto un po' tutto come funziona Nobi. Spero che vi sia piaciuto questo video e spero che pubblicate i vostri libri o i vostri manga. Adesso vi pubblico il video con i link di Anobi e di questo qui dei libri, di come creare un nuovo libro. E vi saluto. Ciao!